Per prima cosa prendete una pentola, riempitela d'acqua e salatela. Fiamma medio-bassa, quando sfiora l'ebollizione possiamo cuocere il nostro riso. Poi prendete una padella antiaderente, versate 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. Poi vi servirà una cipolla rossa piccola, come vedete questa è davvero piccola. Tagliate la cipolla. Fiamma medio-bassa. Fate rosolare bene la cipolla per almeno 3 minuti. Nel frattempo lavate bene e grattugiate una zucchina. Questa è una zucchina grande, 200 grammi. Ho grattugiato così la mia zucchina. Mi raccomando, la fiamma è bassa. Versate la zucchina. Aggiungete bene la zucchina con la cipolla e l'olio. Fate cuocere la vostra zucchina per almeno 3 minuti. Adesso vi servirà la soia, un bicchiere di soia, quindi dopo 3 minuti versate la soia. Amalgamate bene il tutto. Un cucchiaino di sale. Adesso metto una fiamma medio-bassa, amalgamate bene il sale. Pepe nero macinato, amalgamate bene il pepe nero, facciamo cuocere per almeno 5 minuti. Adesso dopo 5 minuti aggiungo 20 g di burro. Amalgamate bene il burro. Facciamo cuocere per altri 5 minuti. Dopo 5 minuti, adesso potete versare il riso già cotto. Amalgamate bene il riso con il vostro condimento. Adesso versate cucchiai abbondanti di parmigiano. Ho versato così 7 cucchiai di parmigiano. Amalgamate bene il parmigiano col vostro risotto. Amalgamate il tutto per 1 minuto. Dopo 1 minuto spengo la fiamma. Un primo piatto semplice, leggero, buonissimo. Il risotto alla zucchina, credetemi, è una vera e propria delizia. Le quantità di sale e di pepe nero macinato ovviamente dipendono dai vostri gusti, ma vi garantisco che così è buonissimo. Che dirvi? Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cattisia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cattisia!